Eccoci qua. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Michele Guerrieri, dottor Max, che vi parla da Zanzibar. Giornata magnifica oggi, come sempre, ventilata, fresca. Stiamo entrando verso l'estate. Allora, oggi leggiamo la quarta parte del report che io ho dedicato a loro. Naturalmente faccio benvenuto, do il benvenuto a tutti. Chi mi segue sa che ho letto le altre tre parti. Precedentemente l'appuntamento appunto il sabato a quest'ora e gli altri interventi sono caricati sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube. Chi ha interesse se li può andare a, anzi, suggerisco di andare a sentire, ascoltarli con un po' di attenzione perché oltre alla lettura dei report io dico anche altre cose, in particolare sulla, probabilmente sulla moneta digitale, sulle criptovalute del futuro. Molto molto interessanti, che per adesso in Italia non vi ha ancora detto nessuno. Allora, iniziamo la lettura della quarta parte e parliamo. Il primo paragrafo dice: che cosa è l'euro? A conclusione di questo breve e pungente lavoro sull'oro, non potevo non dire qualcosa sull'euro. Per far questo mi avvalgo di uno dei migliori interventi che ho trovato in rete del 6 giugno 2014, realizzato da Aldo Giannulli, politologo, storico e saggista italiano, direttore del Centro Studi Osservatorio Globalizzazione e professore del Dipartimento di Storia all'Università di Milano, intitolato Copyright sulla moneta? Io tra parentesi ho scritto, ovvero euro, moneta pubblica o privata? Si tratta di un video amatoriale probabilmente realizzato all'insaputa del professore stesso. Queste cose il buon Giannulli non potrebbe mai dirle oggi in maniera ufficiale come sostenitore dei 5 Stelle, ma allora nel 2014 evidentemente lo poteva fare. E qui poi nel report trovate il link. Il professor Aldo Giannulli dice: vedete, vicino alla bandiera ci sono gli acronimi dell'Unione della Banca Centrale Europea nelle varie lingue. Ma prima, tra la bandiera e queste scritte, c'è un simboletto. Lo vedete? È il simboletto del copyright. Scusate, ma voi avete mai visto un francobollo, una marca da bollo, una banconota col copyright? Il copyright è per sua natura un istituto di diritto privato. La moneta, invece, per sua natura è un istituto di diritto pubblico. Tant'è che se tu vai al ristorante e ti rifiuti di pagare in euro, o meglio, tu vuoi pagare in euro, ma il ristoratore dice no, signore, gli euro non valgono più niente, mi paghi in dollari, in teoria il ristoratore fa un reato, perché la moneta, in quanto istituto di diritto pubblico, a corso forzoso, la devi accettare. Ma qui noi siamo in presenza di una moneta che ha corso forzoso o no? Attenzione, noi chiamiamo Banca Centrale Europea quella che non è affatto una banca centrale, ma un accordo di natura privatistica fra banche centrali nazionali che hanno proprietà della riserva. Parentesi, scrivo che appartiene al non agli stati. Chiuse parentesi. La riserva non versa nessuno. Questa è equivalente a una cambiale, quella del denaro, professore. Piano qualsiasi altro titolo di pagamento di diritto privato e funge da moneta perché l'accettiamo tale. Ma ad esempio, se dovesse essere una crisi di messo Argentina, si è sicuro che non c'è ancora, perché primo non Scusami c'è scritto Massimo. pagabile visto al portatore, secondo non c'è scritto la legge punisce. Chi è? Scusa Michele, io non sento, cioè non ho sentito niente, era troppo. Paragrafo e poi potete. Anch'io non sento bassissimo. Comunque, Se è sentite? possibile aumentare il volume. Poco, poco, poco. No, più che altro Non è al mancava massimo. proprio, pezzi Volume. di voce. Scusatemi, scusatemi. Chi non sente può provare ad uscire e rientrare sul canale. Allora, voglio Stefano, mi senti? Io ti sento male, purtroppo, vai a tratti. Lo devi dire, Sì, se mi infatti. senti male. scusate, io sono una postazione. Allora, andiamo avanti sperando
pensato di Purtroppo non si riesce a non comprendere interromperlo bene. un attimo. Allora, tanto gentilmente le persone quando non parlano se tengono il microfono chiuso, grazie. Allora, dunque continuiamo la lettura, parlo un po' più forte, va bene? Allora, dicevo, perché primo non c'è scritto pagare il cacciatore, secondo non c'è scritto la legge punisce i cacciatori di biglietti falsi, perché quest'ultimo sarebbe intorto immediatamente un problema giuridico. Ecco perché la BCE ha un accordo privato tra banche centrali, dove addirittura può entrare all'inglese, che non adotta questa moneta. Ecco un esempio delle costruzioni europee. Questo video è stato messo qua, ci scrivo io, giugno 2014, e in 8 anni ha fatto solo 5.755 video ascoltatori con zero commenti. Capisci qual è il problema? Ora qui faccio un commento io. Mi sentite un po' meglio? No, non ti sentiamo molto meglio. E io Sei purtroppo attratto. sempre a tratti. Quello che sto leggendo è esattamente quello che ho scritto io qua sul sito ammenta.net. Io mi scuso se la trasmissione oggi viene come viene, potete comunque farlo all'ero per il vostro. Allora, e per dare un esempio di cosa si deve intendere per costruzioni giuridiche europee, si può considerare. Si può considerare l'Inghilterra il 1 febbraio del 2020 uscita dall'Eurozona, ma ci si deve porre la domanda: è uscita anche dalla Banca Centrale? Ovviamente no. Mi sembra di ricordare che l'Inghilterra detenga ancora 11%, forse il 13%, della Banca Centrale Europea, delle quote della Banca Centrale Europea, che peraltro è la quota maggiore detenuta da un Stato europeo. E in base a quale principio legge si può uscire dall'Europa ma rimanere dentro la BCE? Che se ne fa della BCE? Se ne fa come essere all'interno della BCE permette di controllare le politiche monetarie europee, quantomeno per salvaguardare la sterlina. Infatti, come ha detto il dottor Giannulli, la BCE è un accordo di natura privatistica fra banche centrali nazionali che quindi non risponde agli stati. Mi sentite? Max, fai una cosa. Max, Purtroppo fai una cosa, prova ad uscire e non riesco a rientrare tu. comprendere. Fai una cosa, prova ad Allora uscire e provo, rientrare tu un attimo, Max. ma mi salta la registrazione. Andiamo così, poi dopo. Diciamo, coloro che sono interessati, li rimettura del Allora, è ancora questo aspetto che ancora troppi pochi ci riportano un'azione del 9 Scusate, io esco come perché tanto non si, presidente. scusate, io esco perché tanto non si Allora, capisce niente. Casomai sentirò una registrazione, perché così non capisco niente, quindi è inutile che ci sono. Paola, prova ad uscire e rientrare pure tu. L'ho già fatto, l'ho già fatto, l'ho già fatto, l'ho già fatto. Purtroppo oggi è così. Fatemi dire che purtroppo dove leggere. Comunque vedo che Quindi. ci sono delle persone col microfono aperto anche quando non parlano, eh. Microfono aperto, io. Ma non credo siano loro il problema è la ricezione, c'è cioè poca ricezione e quindi non sentite bene, non credo che sia chi ha il microfono aperto. Allora, stavo dicendo, Chiuso si sente meglio. chiudete tutti i microfoni, chiudetevi tutti i microfoni, vediamo un po' se un attimo di pazienza. Se ci riesco a farlo io, non credo veramente che sia questo il problema.
problema e la soluzione, però possiamo provare. Di solito il problema è quello perché ruba connessione, diciamo. Comunque, Max, vedo che anche il tuo, dove c'è il tuo nome, c'è scritto sta ascoltando anche quando invece stai parlando, che non sia anche il tuo microfono un problema. Ma il problema è che oggi non ho le cuffie. Può darsi sia quello il problema. Vediamo un po', eh. Li chiudo tutti così almeno. Vediamo un po'. È il bello, come si dice, il bello della diretta, no? Questo qui. Ci siamo quasi. Stefano, chiudi anche te per il momento. Ah no, te sei amministratore, quindi vabbè. Allora, via, continuiamo la lettura. Dunque, dicevo, e per rinforzare ancora di più questo aspetto, riporto una dichiarazione dello stesso Alan Greenspan, che nel luglio del 2014, come ex presidente della Federal Reserve, alla domanda del giornalista che gli chiese la relazione tra il presidente degli Stati Uniti e la Fed, rispose: nessuna agenzia di governo può entrare nel merito sulle azioni che prendiamo, ovvero sono i banker, i banchieri, i sovrani che governano un governo fantoccio. E poi vi metto anche il link se lo volete andare a vedere. Per chi ha letto la trilogia da me scritta sul nuovo ordine mondiale, scaricabile dal sito, la BCE si può considerare come facente parte di quelle sovrastrutture chiamate Consigli Supremi o Grandi Triangoli, fondati da Albert Pike e Giuseppe Mazzini a Charleston, negli Stati Uniti, tra il 1850 e il 1860, e che da allora dirigono il mondo. Ricordo che la Banca d'Inghilterra fu fondata come banca privata dai Rothschild nel 1694. Da allora è ancora sotto il loro controllo e, come abbiamo visto nella prima parte, una delle aziende del gruppo, la MN Rothschild & Sons, nella City, è quella che fissa il valore dell'oro giornaliero, come presentato nel Fixing di Londra o LBMA. In altre parole, da quello che ho capito io, controllano tutte le banche centrali del mondo occidentale e più il prezzo dell'oro. Avete domande? Allora, vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire. Non vedo nessuna manina. Andiamo avanti. Molti buoni motivi per acquistare oro. Ho preso lo spunto per scrivere questa parte da un articolo di Tony Daltorio, al quale poi ho aggiunto alcune osservazioni. L'oro, grazie al suo valore, alla sua ricca storia intrecciata nelle culture per migliaia di anni, è rispettato in tutto il mondo. Nel corso dei secoli le persone hanno continuato a detenere oro per vari motivi. Le società e ora le economie hanno dato valore all'oro, perpetuandone così il valore. È il metallo su cui facciamo affidamento quando altre forme di investimento non funzionano. E questo grazie al fatto che mantiene sempre il suo valore, il potere di acquisto ed è la migliore assicurazione che puoi fare in tempi di economia stagnante o inflattiva. Di seguito sono riportati i più importanti per cui è assolutamente necessario possedere un po'. In questo momento di completa volatilità dei mercati finanziari, siamo nell'ottobre 2022 in attesa del grande reset di Klaus Schwab. Suggerisco di investire almeno il 50% del proprio patrimonio in oro e metalli preziosi. Solo agendo in questa maniera, il tuo asset, cioè il tuo patrimonio, sarà almeno parzialmente protetto. È ovvio che se uno vuole investire il 100% o il 90%, è libero di farlo. Io ho detto almeno il 50%. Diversificazione del portafoglio, capitolo successivo. La chiave per la diversificazione è trovare investimenti che non sono strettamente legati tra loro. L'oro storicamente ha avuto una correlazione negativa rispetto alle azioni e altri strumenti finanziari, come visto precedentemente. La storia recente dice che gli anni 90 furono ottimi per l'oro e terribili per le azioni. Gli anni 80 e 90 sono stati meravigliosi per le azioni, ma orribili per l'oro. La crisi dell'agosto del 2008 ha
spinto di nuovo i consumatori a investire in oro. Ricordo che il metallo prezioso ha incrementato il suo valore di 5 volte dal 2000 al 2020. Solo il Bitcoin ha fatto meglio, per poi crollare paurosamente lo scorso anno, perdendo il 50% del suo valore, e tutte le cripto gli sono andate dietro. Perdite così drammatiche non sono mai capitate a loro e mai capiteranno. Consigliare al mio cliente di investire in cripto in questo momento? No, grazie, non ancora. Ne ho parlato abbondantemente negli ultimi interventi che puoi ascoltare sul mio canale di YouTube. Sono i video 94 e 97. Chi pensi che ci sia dietro a tutte queste magie finanziarie che ciclicamente creano la solita bolla finanziaria per poi farla scoppiare quando gli fa comodo? I soliti bankers di Wall Street e chi altro? Sono loro che controllano tutto. In un momento del genere, come faccio a suggerirti di comprare cripto o le farmaceutiche di Bill Gates e company? Scusa, così facendo si favorisce e si finanzia soltanto l'avvento del grande reset, della vaccinazione obbligatoria per tutti e dell'instaurazione del nuovo ordine mondiale. È questo ciò che vogliamo? Quindi, per ridurre la volatilità e il rischio complessivo, persone e consulenti intellettuali onesti dovrebbero sempre diversificare combinando all'acquisto di azioni o altri prodotti quello di oro e di metalli preziosi. Questo ormai dovremmo averlo capito. In realtà, il consulente finanziario non può né consigliare né tantomeno vendere oro ai propri clienti. La banca o l'istituto finanziario per il quale lavora non lo permette. Ci sono domande? Alzate pure la manina, se avete delle domande. Ecco, c'è Beppe. Scusami, Beppe. Prego, intervieni pure se hai una domanda. Facciamo una pausa. Prego. Sì, grazie Massimo. Allora, per metalli preziosi si intende oro, argento, palladio e platino. Sì. Corretto. Giusto? Ok. E l'oro senza IVA. L'ora ad uso finanziario è senza IVA, sì. Uso finanziario cosa intendi, scusa? Uso di investimento, cioè quando si investe in oro, no? Si compra oro per investire, Vabbè, sì. quando lo compri. Sì, l'acquisto, chiaramente, ok. E invece l'argento arriva al 22. Allora, per quello che riguarda, io ho perso un attimo, per quello che riguarda la tassazione, sì, sull'argento, platino e palladio c'è l'IVA, però questo vale per l'oro sfuso, cioè se si compra oro con l'azienda germanica non c'è tassazione, ma non c'è tassazione finché lo si tiene in deposito anche sugli altri tre metalli. La tassazione scatta soltanto nel momento in cui si chiede la consegna a casa. Ok, però appunto, di fatto questa tassazione, perché non è IVA, abbiamo detto, sull'oro, parliamo dell'oro. No, se no Giusto? c'è anche, perché se vai a comprare un gioiello, il gioielliere ti mette l'IVA, no? No, ma parliamo di oro fino, lingotto, insomma, In questo caso sì, diciamo di. che è esente IVA, sì. Infatti, da quello che so, poi ti ho chiesto per conferma, proprio Sì. Ora per te cui spiego. è esente IVA. Ed è l'unico, scusa, ed è l'unico esente IVA, perché appunto argento e gli altri metalli sono tutti IVATI in Italia, poi non so all'estero. Non lo so, all'estero non lo so neanche io, parliamo d'Italia, certo. Ah, ok, perfetto. Bene, Va bene, quindi. leggo la fiscalità sull'oro. Hai altre domande? No, al momento no, ti ringrazio. Allora, prego. È un po' magari noiosa questa parte, però è sempre interessante. Allora, dice fiscalità sull'oro, in sintesi, uno, è esente d'IVA se utilizzato come forma di investimento. Due,
c'è l'obbligo di sottoporre a tassazione del 26%, c'è l'obbligo di sottoporre a tassazione del 26% la plusvalenza o il capital gain realizzata sulla vendita. C'è l'obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi se conservata all'estero e di valore superiore a 12.500 euro. 4. C'è l'obbligo di comunicazione all'UIF, Unità di Informazione Finanziaria, l'importazione di oro di valore superiore a 12.500 euro. 5. Nelle successioni, questo è un po' lungo, nelle successioni l'oro partecipa all'attivo ereditario e segue le esenzioni previste a seconda del grado di parentela. Le aliquote e le franchigie stabilite per l'imposta delle successioni e donazioni sono previste dall'articolo 2,48 del DL numero 262 del 2006. In particolare, vengono applicate le aliquote del 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea diretta da applicare sul valore complessivo netto eccedente per ciascuno beneficiario la quota di 1 milione di euro, quindi fino a 1 milione di euro non si pagano tasse, anche questo tenetelo presente, del 6% per i trasferimenti in favore dei fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente per ciascuno beneficiario i 100.000 euro, del 6% ancora per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito senza applicazione di alcuna franchigia, dell'8 per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito senza applicazione di alcuna franchigia. Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è un'ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap riconosciuti gravi ai sensi della legge 104 del 1992. Naturalmente queste cose poi bisogna parlarne con un commercialista, no? Con un avvocato, perché ve le leggo così, ve le ho messe così almeno andate al sicuro, ecco, se volete maggiori informazioni. O qui dico una cosa importante, nota, per maggiori informazioni sul punto 2, che ve lo ricordo, è quello che dice c'è l'obbligo di sottoporre a tassazione del 26% la plusvalenza o capital gain realizzata nella vendita, no? Qualora doveste comprare oro, dopo 10 anni decidete di venderlo, se c'è una plusvalenza ci dovete pagare il 26% di tasse. Allora io nell'integrazione, nel PDF, l'integrazione è un documento che ho messo, che voglio tenere a parte, in cui vi dico altre cose, no? Che vanno ancora più in merito al trust, in merito anche a questo aspetto ed altri aspetti. È un documento, che è un PDF che io do soltanto a coloro che sono interessati, e allora gli do anche quel documento lì, però non lo voglio mandare a tutti. Praticamente me lo potete richiedere dopo che avete fatto le vostre ricerche, la lettura, eccetera, e io ve lo mando, poi se volete se ne parla. Ci sono altre domande? C'è nessuno che vuole intervenire? Ecco, allora posso andare avanti. Vediamo un pochino. Ecco, benissimo. Sicurezza del deposito. In un'intervista del gennaio del 2022, il CEO della... Max, Qualcuno che vuole intervenire? Dimmi. forse prima c'era Gio con la mano alzata prima, poi si è mutato, non so. Gio, prego, dimmi. Aspetta, attivo il microfono. Ecco, scusami, Gio, Prego, Gio, prego. Posso parlare? Sì, prego. Sì, ok. Se viene depositato in banca, non c'è il rischio che lo facciano sparire come possono far sparire il nostro conto corrente? Sì, allora, il REC in certo senso risponde anche a questa domanda giustissima, e la risposta è sì, perché il deposito, immagino io, nel 99% dei casi appartiene alla banca, e quindi se la banca per esempio fallisce, insomma, il curatore fallimentare utilizzerà anche il vostro oro per pagare i creditori. E
eventuali creditori. E E allora come conservarlo? Perché in casa c'è sempre il rischio di furti. allora io nel report spiego tutte queste cose. Io te le ripeto, adesso non ci sono problemi, però vedete l'importanza, no? Di leggerlo, perché se lo leggete lì trovate già tutte queste risposte qui. Allora, io non posso suggerire di tenere grandi quantità di oro o argento che sia, metalli a casa. Io suggerisco di comprare delle monetine o dei lingottini fino a 10.000 euro. Perché? Perché evidentemente è sempre una responsabilità tenere dell'oro anche in cassaforte. Io ve lo dico perché a me mi ci sono entrati già una volta, no? E hanno scassinato tutto. E quindi, a maggior ragione, io non dormirei neanche se avessi 5.000 euro. Non mi interessa. Allo stesso tempo c'è il problema di trovare una cassetta di sicurezza sicura, e questo è un altro aspetto. E poi ci sono alcuni che addirittura suggeriscono magari di seppellirlo da qualche parte, ma io non ci sono per queste cose, che sono molto belle dal punto di vista romantico, però io l'oro lo voglio tenere assolutamente al sicuro. Quindi, una volta analizzato tutti questi aspetti, a parte il discorso del piccolo quantitativo di monetine in casa, come suggerisco io, per grossi quantitativi, diciamo per quantitativi di una certa importanza, 15, 20, 25, io suggerisco il deposito, diciamo, presso l'azienda tedesca, che si chiama Ovesta, per tutta una serie di ragioni, perché ho fatto le mie ricerche e mi sono reso conto che quell'azienda lì, se si tiene l'oro, io i miei depositi li ho lì, perché sono sicuro che sono al sicuro e che nessuno li può toccare. Io non posso adesso entrare nei dettagli di questa cosa qui, perché non lo posso fare. Però nel supplemento, quindi nel PDF ad integrazione del saggio, io spiego perché e spiego esattamente le ragioni, la logica per le quali sono arrivato a dare certe, diciamo, a trarre certe conclusioni. Va bene, Gio, ti ho dato la risposta? Prego. Abbastanza, sì, poi vediamo, grazie. Allora, dicevo, c'è nessuno che vuole intervenire? Continuo la lettura, via. Sicurezza del deposito. In un'intervista del gennaio del 2022, il CEO dell'azienda tedesca, alla domanda con la quale noi collaboriamo, va bene? Alla domanda del giornalista: cosa succede se l'azienda fallisce? Che cosa succede nel mio metallo? Il CEO ha risposto: innanzitutto possiamo dire ai nostri clienti che la nostra stabilità finanziaria è garantita dalla certificazione Creditreform, azienda fondata a Magonza, scrivo io tra parentesi, nel 1879, e dalla Euler Hermes, che è un'azienda di rating e di recupero crediti, che ha fatto tutto un lavoro, diciamo, hanno avuto tipo un premio, per come lavorano. Per i nostri clienti, sicurezza significa, da un lato, che possono rivendere i loro metalli preziosi senza spese. Io qui tra parentesi scrivo in relazione al prezzo giornaliero del fixing di Londra, chiusa parentesi. Dall'altro, che il loro investimento in oro è al sicuro. È impossibile che l'azienda possa fallire. Le informazioni sullo stoccaggio e sull'asset sono disponibili in bilancio. Tra parentesi scrivo, importantissimo, quello che vi dico adesso, gli ultimi 5 anni dei quali sono disponibili richiedendoli al dottor Walter Manca, vi metto anche l'email, chiusa parentesi. Il CEO conclude dicendo: infatti, il metallo è dei clienti e non nostro, infatti non compare nei bilanci. Io scrivo: questa dichiarazione individua indirettamente il fondo fiduciario, questo ve lo posso dire. Vedi PDF integrazione disponibile su richiesta. Conclude dicendo: quindi, se l'azienda dovesse fallire, il liquidatore nominato cederebbe la proprietà ai clienti in denaro o in metallo prezioso. E questo è tutto quel discorso che vi dicevo di garanzie, che lo spiego nell'integrazione. Un altro paragrafetto si intitola: mantiene il suo valore. A differenza della moneta fiat ed altri beni, l'oro mantiene sempre il suo valore nel corso degli anni. La gente comune vede l'oro come un modo per trasmettere e preservare la propria ricchezza di generazione in generazione. Sin dai tempi antichi le persone hanno apprezzato le proprietà uniche del metallo dorato.
l'oro non si corrode e può essere facilmente fuso, il che lo rende facile da lavorare per la creazione delle monete. Inoltre, l'oro, a differenza di altri elementi, ha un colore unico e bellissimo. Paragrafo successivo si intitola Dollaro USA verso oro. Come sappiamo, il dollaro USA è la valuta di riserva, dove sta, la valuta di riserva più importante al mondo, e quando perde valore rispetto alle altre valute, come ha fatto tra il 98 e il 2008, questo spinge gli investitori e le persone fisiche a investire in oro e metalli preziosi. Attenti bene a questa dichiarazione. In generale possiamo dire che il prezzo dell'oro è inversamente proporzionale, scusatemi, in generale possiamo dire che il prezzo del dollaro è inversamente proporzionale al valore dell'oro. Quindi quando il dollaro va su, l'oro va giù, e quando l'oro va su, il dollaro va giù. Il prezzo dell'oro è quasi triplicato dal 98 al 2008, raggiungendo il traguardo delle 1000 dollari l'oncia, quasi raddoppiato tra il 2008 e il 2012, raggiungendo la soglia 1800-1900 dollari l'oncia. Il calo del dollaro USA si è verificato per una serie di ragioni, tra cui l'ampio deficit di bilancio del paese e un grande aumento dell'offerta di dollari, quantity easing, praticamente. Ma attenzione, come ho detto, l'oro si è quintuplicato tra il 2000 e il 2020. Questa performance conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la validità degli investimenti in oro, che, avendo un suo valore intrinseco, risulta senza nessun tipo di rischio e quindi dovrebbe essere il primo investimento da farsi. Protezione contro l'oro. L'oro è stato storicamente un'eccellente copertura contro l'inflazione, perché il suo prezzo tende a salire quando il costo della vita aumenta. Negli ultimi 50 anni gli investitori hanno visto i prezzi dell'oro salire e il mercato azionario precipitare durante gli anni di alta inflazione. Questo perché, quando la valuta fiat perde il suo potere di acquisto, l'oro tende ad essere rivalutato. Incertezza geopolitica. L'oro mantiene il suo valore non solo in tempi di incertezza finanziaria, ma anche in tempi di incertezza geopolitica. Viene spesso chiamata merce di crisi, perché le persone investono in oro quando le tensioni mondiali aumentano. In questi periodi spesso supera gli altri investimenti, il suo prezzo aumenta quando la fiducia nei governi è bassa. E ora, con la guerra in Ucraina, che non si sa quanto durerà, e che comunque probabilmente l'Europa e gli Stati Uniti perderanno, il prezzo dell'oro schizzerà alle stesse stelle, come molti analisti stanno dicendo da tempo. Prevede un prezzo vicino, se non oltre, 70.000 dollari al chilo per la fine del 2022 o al più tardi metà del 2023. Vedremo come andrà. Ogni tanto ci azzecco. Trend crescente. Negli anni precedenti, la maggiore ricchezza dell'economia e dei mercati emergenti ha stimolato la domanda dell'oro. In molti di questi paesi l'oro è intrecciato nella cultura. L'India è una delle più grandi nazioni consumatrici di oro al mondo, dove c'è una vera e propria ostentazione a possedere e mostrare gioielli. La stagione dei matrimoni in ottobre è tradizionalmente il periodo dell'anno nella quale si vende più oro. In Cina, dove i lingotti d'oro sono una forma tradizionale di risparmio, la domanda di oro è stata risoluta. La domanda è cresciuta anche tra gli investitori. Molti stanno cominciando a vedere le materie prime e l'oro come una classe di investimento in cui dovrebbero essere collocati i risparmi. Infatti, la SPDR, Gold Trust, è diventata uno dei più grandi ETF, che vuol dire Exchange Traded Fund, negli Stati Uniti, nonché uno dei maggiori detentori mondiali di lingotti d'oro nel 2008, solo 4 anni dopo il suo inizio. Qui vi metto altre informazioni con delle tabelle, struttura anatomica dell'oro, eccetera, eccetera, non se ne parla naturalmente, e vado alle conclusioni. Dopodiché, se avete delle domande, l'oro dovrebbe essere una parte importante di un portafoglio di investimenti diversificati. Il suo prezzo aumenta in risposta a eventi che fanno diminuire il valore degli investimenti in moneta fiat, azioni e obbligazioni. Scusatemi. Scusate un attimo.
Sebbene il prezzo dell'oro possa diminuire a breve termine dopo una crisi, proprio come sta avvenendo oggi dopo con la pandemia e la guerra di Ucraina, nel tempo questo mantiene e incrementa sempre il suo valore. Nel corso degli anni è servita da copertura contro l'inflazione e l'erosione delle principali valute e quindi è l'unico investimento sicuro in un momento come questo. Scusate un attimo. Sotto vedi un link di uno dei canali YouTube più interessanti che trattano oro e metalli preziosi di Mike Maloney e Ronnie Stoffel. Il titolo di questo video nel giorno del 2022 è I dati dicono che il prezzo dell'oro esploderà. L'unica cosa che non condivido pienamente è che loro, come broker di borsa, consigliano di comprare ETF, che sono comunque prodotti finanziari collegati alle borse, ma a parte questo aspetto, la loro analisi macroeconomica risulta condivisibile. Quindi, se hai intenzione di comprare oro, i concetti esposti in questo breve report sono le cose che devi sapere e sulle quali devi riflettere. Per il momento il prezzo dell'oro è ancora al ribasso, ma non durerà per molto. Un consiglio: non ti fidare di nessuno. Spero che questo breve lavoro possa esserti stato utile. Documentati più che puoi, noi siamo a disposizione. La consulenza sull'oro e metalli preziosi è gratuita. Per richiedere il PDF di integrazione sull'oro, con ulteriori informazioni su fondo fiduciario e quant'altro, scrivimi a mmguerrieri. @iaco.com. Grazie e buona fortuna. Ricorda solo che solo la conoscenza ti renderà libero. Poi sotto qui metto, insomma, i dati, insomma, le informazioni per contattare me o il dottor Manca. Prego, Gio, dimmi. Dimmi. Avevi una domanda, Gio? Senti, Prego. su 100 euro, facciamo per semplificare, investiti in oro, quanto c'è da aspettarsi che se ne va a pagare consulenza, tasse, competenze bancarie? Allora, queste qui sono domande tecniche dovete parlare col dottor Manca, anche perché quello che si chiama lo spread, no? Che poi sarebbe quella percentuale che ovviamente l'azienda tiene per se stessa, no? Insomma, deve guadagnare anche l'azienda, varia di giorno in giorno a seconda del valore dell'oro. Quindi per queste informazioni particolari non c'è una cifra precisa, siccome variano. Dovete, Gio, se sei interessata, non ci sono problemi. Ti metto in contatto con il dottor Walter Manca che ti darà tutte le informazioni. Però varia molto a seconda del piano che scegli, capito? Perché ogni piano di acquisto, se fai un piano di accumulo, c'è l'oro a un certo costo. All'interno del piano di accumulo addirittura ci sono tre prodotti. E in ogni di questi tre prodotti il prezzo cambia. Poi ci sono le Royal Class che hanno invece insomma, un costo, l'oro ha un costo ancora diverso. Quindi in teoria considera il concetto che più compri meno paghi, no? Cioè più oro compri, vedo, più quantità di oro compri, naturalmente più il prezzo è favorevole. Questo, insomma, succede sempre così. Allora, io ho finito la lettura, potete adesso ci sono delle domande. Walter, perdonami, sei ancora in linea, ci sei? Non so se Walter. Ecco, Walter, ti apro il microfono. Se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto per Joe, come ho risposto, è una cosa abbastanza tecnica, no? Te ne occupi te di queste cose qui. Aspetta, Oh, perdonami. Ecco, scusami, adesso puoi parlare. Perdonami. Mi sentite? Prego, Walter. Sì. Allora, sì, Sì. hai detto giustamente tu come funziona per quanto riguarda il prezzo, che più si acquista e meno si paga al grammo, e sui vari tipi di accantonamento che si può fare con Aovesta, che io rappresento in Italia.
Ovviamente per dare una risposta più precisa bisogna fare due chiacchiere e capire quali sono le esigenze e le necessità di chi è interessato a farsi questo deposito per capire qual è appunto il livello a quale all'oro. Vabbè, quindi ho risposto bene, mi fa piacere. Sì, perfetto. Ok, altre benissimo, grazie Walter. Altre domande? C'è Antonella, un attimo Antonella che ti apro il microfono. Prego Antonella, prego. Antonella, mi senti? Volevi Mi intervenire? sentite adesso? Prego, Sì, prego, prego. non so se mi sentite. Sì, certo, prego. Ok, dunque, per quello che ho capito, allora diciamo che il 50%, facciamo un calcolo, non so, di 100.000 euro, fare 50.000 euro in oro come minimo. In Austria, io sono austriaca, potrei comprare fino a 10.000, si possono comprare le monete, ad esempio, Wiener Filarmonica, eccetera, in differenti grandezze, diciamo, delle monete, e in più ci sono queste, c'è Ovesta, ad esempio, come dite voi, e quindi andrebbe bene fare il 40, ad esempio, 10.000 in monete, il resto in lingotti o adesso non so come si definirebbe questa cosa, che sia Oro poi in deposito, depositato. Antonella. Sì, depositato. E questo per quello che vedo in Auvesta è anche non solo certificato, eccetera, ma si può anche vendere, per quello che capisco, se uno ha bisogno poi di rivendere, è abbastanza facile rivenderlo, vero? Sì, è facilissimo. Attraverso il sito clicchi vendere, no? Ti colleghi Sì. e fai tutta l'operazione te, quando hai capito è semplicissimo. E quindi l'azienda ti riaccredita, no? L'equivalente sul conto corrente. E ci vuole un E giorno, quindi eh. questo si può fare da tutto il mondo, cioè questo non è legato a nessuno stato. Io lo faccio dalla Tanzania. Perfetto, E un'altra perfetto, cosa, grazie mille. Sì. prego, un'altra cosa molto importante, approfitto per ricordarle, è che quando si compra oro, no? Presso questa azienda, i soldi escono dal circuito bancario, Sì. escono dal circuito bancario, quindi poi dopo da lì se li puoi trasferire dove vuoi, cioè senza nessun tipo di limite, di obbligo, perché bisogna stare attenti, non si sa mica quello che succederà a breve, con questa guerra, questa crisi energetica, bisogna che state veramente voi che siete qua presenti oggi, siete presenti perché giustamente vi volete informare, no? Benissimo. State attenti, che è il momento di agire, di fare qualche cosa, non so quanti mesi ci saranno, Sì, no, no, quello sono assolutamente cosciente che bisogna farlo rapidamente. Era per poi capire un po' il resto, come investire il resto, quindi azioni no, criptovalute, Bitcoin, eccetera, come lo allora. vedete? Antonella, io adesso ti mando un messaggino, no? Ti faccio un saluto. Parliamone Sì. magari a voce direttamente, no? Perché Ok, perfetto. io suggerisco, scusate troppo, io suggerisco di investire almeno il 50%. Perché un discorso è per chi ha per esempio degli immobili, no? Uno dice c'è una casa e poi c'è adesso non è che deve vendere la casa, no? Cioè prende i soldi che ha in banca in quel caso, che sono magari il 30% e compra oro per il 30%. Dipende dalle situazioni, capisci? Se te invece hai, per esempio, 100.000 dollari o euro, insomma, investiti in banca o investiti in azioni, allora poi in quel caso quello che suggerisco è di fare una personalizzazione, no? A seconda delle tue esigenze, della tua situazione, insomma, quello che vuoi fare. Però è preferibile parlarne a voce noi, capito? Anziché fare una cosa pubblica, perché Certo, certo, cosa privata certo. da un attimino. Ecco. Quindi io se vuoi, funziona così, no? In questo caso io ti ho mandato un messaggio, te mi rispondi, facciamo un appuntamento per la prossima settimana, ci sentiamo con calma, senza nessun obbligo, senza nessun Perfetto, tipo di... perfetto, grazie mille. Prego, 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 buona giornata.
Allora, c'è nessun altro che ha domande? Intervenite pure. Paola, volevi intervenire? C'è Paola e Eli. Ora non voglio... Chi vuole intervenire? Allora, Eli, vuoi intervenire tu? Ci siete? Per me è lo stesso, chi vuole iniziare prima. No, va bene, vai pure Paola. No, 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 vai, vai, io passo dopo, dai. Io sono entrata adesso perché purtroppo non sto molto bene ed ero dal medico stamattina, però vorrei avere anch'io delle informazioni, ho appena sentito quello che hai detto all'altra signora che ha parlato e se era possibile appunto contattarti in privato per avere... Ecco, le informazioni più sì, certo, personalizzate, ecco. Mando un messaggio in questo momento. E poi... Anche perché sento proprio male. Non ho una connessione. Ti ho mandato un messaggino veloce, così almeno memorizzo il nome, no? Memorizzo sì. Poi ci aggiorniamo, mi fai sapere quando ti torna bene, fa una chiacchierata anche lunedì e ne parliamo. Sì, sì, perfetto. Va bene, grazie mille. Saluto a tutti. Magari di parola. Benissimo, io... grazie Eli. Grazie, arrivederci. Chiedo scusa Max, c'era anche di nuovo Gio che voleva parlare di nuovo. Gio, prego, volevi intervenire? Dimmi. Sì, volevo chiedere, in caso di se si va all'estero, ci sono dei limiti sull'oro che fisicamente si può portare, come c'è per la valuta? Ecco, questo. Allora dipende, credo che dipenda da dove vai. Per esempio, se vieni in Tanzania e te porti oro e gioielli tuoi personali, cioè proprio dimostri che sono tuoi oggetti personali, li puoi portare, mi hanno detto, senza nessun tipo di limite. Ovviamente è un po' di buon senso, no? Perché non è che ti puoi portare un miliardo di diamanti, cioè no. E dipende molto da dove vai. Lo sai, no? L'idea di massima sulla valuta sono 10.000 dollari che ti puoi portare, credo mi ricordate, no? Massimo, in linea di massima funziona così in dollari in tutti i paesi, però per quello che riguarda l'oro tieni presente che, facciamo un esempio pratico, te decidi di venire in Tanzania con dell'oro, no? Proprio oro che hai comprato, insomma oro sfuso, ecco, venendo in Africa, in Tanzania sicuramente decidi di pagare circa il 7% di tasse. Oddio, non è che sia proprio una cifra straordinaria, però ci devi pagare le tasse. Quindi dipende da dove vai. Mi sembra di aver capito che in molti paesi della comunità europea non ci dovrebbe essere tassazione. Poi qui Walter, se te hai delle informazioni intervieni pure, che anche questa è una ricerca che dobbiamo fare e non abbiamo ancora fatto, sono tante cose da fare. Se vai con l'oro a New York, 99 su 100 ci devi pagare il 6,75 di tasse. Per esempio, non credo che ci sia un limite, però lo devi dichiarare, ci devi pagare le tasse, cioè. Quindi in linea di massima, secondo me, se vai fuori dalla comunità europea, la risposta è sì, ci devi pagare le tasse che variano a seconda del paese. E quanto ai gioielli, come fai a dimostrare che sono tuoi? Beh, insomma, se ti porti un pochino di gioielli, non credo che ci sia particolari problemi, però può darsi che anche questa cosa qui sia regolamentata stato per stato. Noi non siamo degli esperti di gioielli, no? Nonostante io seguo il discorso qui in Tanzania, c'è un diamante unico al mondo che si chiama tanzanite, non a caso, e sto cercando con dei contatti che ho di esportare anche questo in Italia, ma la situazione è anche così difficile dal punto di vista economico che in questo momento sinceramente preferisco fare altro, investire il mio tempo magari in oro e fare altre cose. Però per dire un po' di buon senso, ecco, non credo che ci siano particolari problemi. Questo è quello che mi hanno detto qui in Tanzania, non negli altri paesi sinceramente non lo so. Bisogna vedere dove vai, ti informi, se dove vuoi andare, ecco, dipende da dove vuoi andare, immagino, no?
Invece se ce l'hai depositato presso questa azienda che dicevi e successivamente vuoi fartelo trasferire all'estero, lì ci sono problemi? Puoi dare te la risposta? Ci sei? Aspetta un attimo, se c'è Walter faccio rispondere a lui. Mi sa che è caduta la linea per... Allora, no, in questo caso qui hai due possibilità. O quello di nuovo, di sostanzialmente di farti accreditare l'importo, no, dell'oro che vendi sul tuo conto corrente. Oppure puoi, mi ricordo se era affrontato questo aspetto qui, puoi anche andare a Ovesta e farti dare l'oro, però una procedura un attimino più complessa, un attimino più complessa. Quindi la soluzione in questo caso qui, se vi dovete portare proprio via dell'oro dietro, è comprare monetini o lingottini, questo sì. La soluzione più pratica, insomma. Ci sono altre domande? Prego Paola. Allora c'è Paola in attesa. Prego Paola, perdonami. Eccoci qua. Buongiorno. Ciao. Paola, puoi parlare? Eh? Mi senti? Mi sentite? Sì, adesso sì. Bene, Ah, grazie. ok. Una domanda. Scusate. Allora, ad una hai già quasi appunto risposto, perché la prima mia domanda era: quanto tempo abbiamo per metterci ai ripari, secondo te? E hai già detto prima abbastanza velocemente. Ad esempio, si può quantificare in mesi, cioè entro primavera, entro fine anno, grosso modo, se hai dei dati un po' precisi su questo. Io credo che nessuno abbia sinceramente dei dati. Io però ti dico, quello che dico sempre, è che nel 2025 dovrebbe succedere qualcosa. Ora, non necessariamente questo qualcosa deve essere a livello monetario, finanziario, no? Non lo so questo. Però dovrebbe succedere qualche cosa di molto particolare che probabilmente è riconducibile anche al grande reset e quindi automaticamente anche a questa situazione qua. Però sinceramente io nel breve periodo direi massimo di qui al prossimo giugno. Massimo, Ah, diciamo. ok, perfetto. Va bene, grazie. Poi Prego, prego. un'altra domanda è quella, questa società tedesca di cui parlavi, e se mi ripeti bene il nome perché io non ho, lo sento ma non so scriverlo, non ho ancora capito come si scrive, è un trust? Aspetta, guarda, te lo mando subito, te lo scrivo così almeno. Grazie. È un trust perché tu parlavi la volta scorsa dei trust. Questa domanda è nell'integrazione, nel PDF che io ho messo insieme proprio per dare tutte le spiegazioni del caso. Preferisco parlare in diretta perché Ovesta, sì, vi dico la verità, Ovesta ci ha pregato di non parlarne in diretta. Ci ha Ah, detto... ok. Parlatene naturalmente a livello privato, potete dire quello che volete, ma non a livello, perché loro vogliono tenere un profilo abbastanza, capito, basso, no? Non hanno bisogno di pubblicità, è un'azienda che loro hanno grandi investitori, insomma, meno puzzo si fa, meglio è, capisci? E quindi ti mando, manda a tutti, il PDF dovreste, se volete approfondire. Sì, ma io tra l'altro quello che mi hai mandato l'altra volta l'ho sentito molto attentamente, molto interessante, tranne l'ultima parte che non ci sono poi proprio più riuscita e quindi conto di sentire anche l'ultima parte che probabilmente è quella dove parli di questa società. Sì, questo è nei video precedenti, però in particolare momento qui mi riferisco a un documento in PDF, non è una registrazione, non è una registrazione, è un documento in PDF che vi devo mandare. Si Oh, chiama ok. La storia dell'oro. Eccolo qui, salve, ci sentiamo in settimana. Sì, va bene Antonella, ti mando il PDF.
Allora, ritorniamo a noi. E poi un'ultima domanda, se possibile. Diciamo, quale, con quanto è consigliato entrare in questa, in questo metodo, appunto, in questo investimento dell'oro? Con quanto importo, diciamo, minimo per pagarsi, anche per avere un senso, perché abbia un senso, ecco, per pagarsi le varie commissioni? Allora, il mio suggerimento è di aprire una Royal Class. La Royal Class ufficialmente partirebbe da 50.000 euro, però okay, ora è particolare, per cui accettano, diciamo, la Royal Class standard è 30, accettano, okay, sicuramente, e accettano eccezionalmente anche quella da 25. Adesso non ve lo dovrei dire, però ogni tanto accettano anche importi inferiori, minimo è comunque 20, se il cliente dà la promessa che in un breve periodo di tempo ci metterà qualche cos'altro, no? Integra. Ok, sì. Allora in quel caso il conto è completamente gratis. Non paga niente, paga solo un minimo di deposito al mese e basta. Ah, caspita, ma quindi fino ai 50.000 euro tu dici, cioè se io metto 20 poi col tempo vado fino a 50 non si paga nulla? No, l'obbligo, no, non c'è l'obbligo di arrivare a 50, c'è l'obbligo di arrivare ai 25, ai 30, capisci? Ah, ok, perfetto, quindi, grazie. Aspetta quello che hai in banca, perché se magari c'hai 100.000 euro, ma come dicevo, ne puoi investire anche 50, 60, 70, capisci? Certo, certo. Dalla depositi che hai, no? Il patrimonio che hai. Certo, grazie prego. Mille. Ecco, allora diamo spazio a Natalino. Prego Natalino, abbi pazienza, Dimmi. Natalino, mi senti? Ecco qua, vai, ti avevo il microfono spento. Io volevo chiederti una cosa, se io lo volessi tenere appresso a casa, perché non ho mai seguito più di tanto le vostre, per mancanza di tempo, perciò non so se ne avete già parlato, se invece materialmente lo vorrei tenere a casa sottoterra, diciamo, ecco. È fattibile questo qua? Allora, è fattibile, però con soluzioni che ti dico volentieri, sì. però direttamente non ne posso parlare in parlare. Certamente non ti suggerisco di seppellirlo in giardino. Questo sì, ho capito, ma ho pensato anche sta roba qua, perché vivendo in un momento così traumatico, diciamo, per l'umanità, non si sa neanche le banche se ho questi fondi che tengono questo materiale, se reggeranno. Scusami Natalino, oro ce l'hai già registrato? Scusami Natalino, dimmi. L'oro ce l'hai già? No, non ce l'ho. Va bene, e ti dico quello che penso, poi decidi naturalmente. Credi? Sì, sì. E avrei voglia anche di decidere anche molto presto, perché così mi sembra che non possa andare, penso, non so. Ti mando un messaggino, poi ci sentiamo, dai. Ok, ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Ecco, allora, vediamo un po'. Posso chiedere un'altra cosa? Prego. Secondo me un altro fattore da considerare in questi frangenti così drammatici è che blocchino internet, per cui a quel punto lì le operazioni tipo home banking, cose così, sarebbero bloccate. Sì, però vedi, sì, c'è un vantaggio. Qual è il vantaggio? Che se bloccano internet è capace che poi tutti i soldi spariscono, no? Che quelli che c'è in banca. Loro bloccheranno internet, ma loro non sparisce. Ti vai a Vesta e lo ritiri personalmente. Si dovrebbe andare a sostanzialmente, quindi lo potete vedere in qualche momento. E fisicamente, che insomma, vedere se è possibile poi spostarsi, diciamo, ecco. Insomma, ora non drammatizziamo troppo, no? Voglio dire, la cosa, cioè l'evoluzione, purtroppo anch'io non posso essere troppo ottimista, no, assolutamente, però
non credo che ci sarà proprio un tracollo completo, lo faranno gradualmente, quindi dobbiamo anche ringraziare il fatto che ci sono delle possibilità, no, di fare qualche cosa, però bisogna farlo, a un certo punto bisogna farle le cose, no? Io sono andato in America nel 99, ho impiegato 5 anni a preparare il progetto, ci volevo andare, ci sono andato, sono venuto, non è stato facile, no? È stato molto difficile, sono voluto venire a un certo punto in Tanzania, dovevo arrivare nel luglio dello scorso anno, sono arrivato nell'aprile, ma non è stato facile lasciare New York con tutte le mie cose e venire, però l'ho fatto. Cioè ci sono dei momenti in cui bisogna avere veramente la decisione di volerla fare una cosa, perché se no si sta dietro a tutti, alla fine poi non si fa più niente, no? Siamo confusi e basta. Sì, sono d'accordo, però giusto, va fatta una scelta ponderata tenendo conto delle possibilità, anche perché se dovesse succedere un precipitare che tutti vogliono andare a ritirare subito il loro oro fisicamente, te lo danno o ci sono dei tempi lunghi? No, non c'è nessun tempo lungo, non c'è nessun tempo lungo, assolutamente no. Vediamo un po' se Walter è collegato oppure oggi doveva fare altre cose, no, non è più collegato. Però no, se volete, se vuoi, ne possiamo parlare in settimana, approfondiamo un attimino l'argomento con il dottor Manca, però no, i tempi lunghi no, si parla di una settimana, immagino, 4-5 giorni, una cosa così. Ci sono altre domande? Vi ricordo che la consulenza sull'oro è gratuita, vi invito a leggere il mio report che potete appunto trovare sul mio sito mentaperta.net, leggetevelo anche 2 o 3 volte, perché dovete digerire la materia, soprattutto se proprio non la conoscete affatto. Documentatevi in tutto quello che potete fare, dopodiché mi potete... potete contattare, magari facciamo una chiacchieratina e si vede insomma quelle che sono le vostre esigenze. Potete anche richiedere agli amici che mi seguono, potete anche richiedere il link della trilogia che ho scritto sul nuovo ordine mondiale. Sarebbe molto importante anche quella leggerla, soprattutto la premessa e le conclusioni, perché in quel libro lì io faccio parlare insomma persone molto autorevoli, no? Non sono opinioni mie. E lì c'è spiegato molto di quello che sta succedendo e che probabilmente succederà. I tempi non si sanno, però loro vogliono andare avanti. Ora qui in Italia c'è il nuovo governo, no? Ho letto una notizia oggi che vogliono eliminare il Green Pass, vogliono eliminare tutte storie, tutte balle, non elimineranno assolutamente niente. Guardate, rischio di dirvelo, magari ecco, leveranno una cosettina da una parte e poi metteranno un'altra in posizione dall'altra, non potranno fare così tanto. I governi oggi sono gestiti da sovrastrutture, come spiego nel libro, che controllano completamente quasi tutti i governi del mondo, Putin incluso, purtroppo. Ci sono altre domande? Allora, se non avete altre domande, eccola qui, Paola. Prego, Paola. Dimmi. Allora, questo tu è un libro che descrivi questa situazione? È una trilogia di 1042 pagine, Paola. Wow! È un libro molto lungo, lo dico per darmi delle aree, però in effetti... Mamma mia! E dove la si trova? Allora, te l'ho appena detto, se vuoi il materiale digitale, cioè il formato digitale, ti mando il link e te lo scarichi gratuitamente, un omaggio che io faccio a chi mi segue. E se vuoi il libro invece, il libro, bisogna parlarne, insomma, ti dico come funziona, vi posso fare il 30% di sconto, perché come autore io ho il 30% di sconto, e ve lo mando dove volete, in Italia, insomma, in Europa. Io ho pubblicato editore che ho trovato è Amazon, che ovviamente vi vende in America, non era in contatto con nessuno, il libro è scritto in italiano, non era in contatto con nessuno
Italia, ho provato ma non l'ho voluto pubblicare nessuno, e allora poi grazie al fatto che io mi sono occupato, diciamo, più di 20 anni di pubblicità, insomma sono abbastanza pratico, no? Del computer, grafico, eccetera, ho fatto tutto per conto mio e ho pubblicato su Amazon. È stato un lavoro che mi ha preso 2 anni e mezzo, poi ho fatto anche altre cose, però nel 2021, alla fine del 2021, e poi dopo insomma, ho fatto varie correzioni, vari aggiornamenti, è tutto lì, io non ho bisogno adesso di ritoccare niente perché quel lavoro lì è finito. E ve lo dico come informazione così, per carità di Dio, Pabasti, ti do la parola subito, un attimo. Ho materiale nel computer a New York di pubblicare un'altra trilogia, però ormai non ho più tempo e non ho più voglia, mi sono spostato qua, sto benissimo in Tanzania, faccio le mie cose, mi occupo del piano B, del piano C, gli amici italiani mi vengono a trovare ogni tanto, li porto in giro, ecco, mi occupo di altre cose, basta, quello che dovevo fare l'ho fatto, però se lo volete leggere è una lettura un po' impegnativa, però lo potete sicuramente fare. Hai altre domande, Paola? Se no do la linea. No, grazie mille, grazie. Grazie a te. Allora, prego Pabasti, eccoci qua, prego. Eccomi, buongiorno. La mia non è tanto una domanda quanto una considerazione, perché sono mesi che io sto dietro a questa cosa, cosa fare, come la signora di prima che ha detto, appunto, ha espresso il dubbio, ma si chiudono i confini, e volevo solo dire che non è così remota questa cosa, perché in uno degli ultimi decreti legge che erano usciti del precedente governo c'è proprio una nota dove viene chiaramente detto che in caso di calamità possono chiudere confini. Quindi hanno già messo nero su bianco questa cosa. Ecco, quindi non è così remoto, ed è un elemento che appunto anch'io mi blocca, perché non so bene se tenermi la casa, se metterlo in deposito che poi dopo non puoi uscire e andare a prendere. È tutto qua. Ecco, volevo solo dire che allora, non è. Secondo me a buon senso, non potranno fare tutto, come dicevo, in un momento solo. Secondo me, in ordine cronologico, prima eventualmente interverranno sulla limitazione o il blocco dei conti correnti, e poi arriveremo alla chiusura delle frontiere, e non viceversa, anche perché bene o male c'è ancora il trattato di Maastricht, e quindi tutti in linea di massima dovrebbero potersi spostare all'interno della comunità europea. Quindi l'ordine cronologico a logica è proprio questo. Quindi non mi fossilizzerei troppo, insomma, sul discorso, mamma mia, non si può più uscire di casa, perché anche prima era una situazione molto, molto simile, non potevi addirittura nemmeno uscire di casa, e come potevi pensare di andare all'estero? Cioè non ti dicono che non vai più all'estero, non puoi più andare all'estero, perché quello secondo Maastricht non te lo possono dire, però ti dicono che non puoi più uscire di casa, capisci? Cioè loro sono molto abili a trovare queste soluzioni qui. Quindi non ti stare a preoccupare troppo di questa cosa qui, occupati di metterla al sicuro e poi si vede il resto. È il concetto di sicuro che è un po'... Allora, leggi il PDF. Io il mio lavoro l'ho fatto. Ora sta a voi agire secondo scienza e coscienza, no? Cioè, se a un certo punto quello che dico è credibile, bene, se non è credibile trovi un'altra soluzione, ma l'importante è fare qualche cosa, quello che io dico. Fare qualcosa. Ma io non metto in discussione la credibilità, aggiungo solo un tassello a quello che è stato detto, per carità, sì, poi sì, ci mancherebbe. Grazie. Prego. Allora, vediamo un po', Gio vuol dire qualche cos'altro. Prego, Gio. Però una domanda molto semplice, cui saprei senz'altro rispondere, anche se forse non è direttamente attinente. Io volevo andare a Zanzibar, ma ho letto sul sito che ci vuole il tampone molecolare per i non vaccinati, sai qualcosa di questo? Sì, lo confermo, in questo momento per venire in Tanzania, le regolamentazioni sono in linea di massima quelle della Tanzania, ci vuole il PCR, sì. Io ho la soluzione per coloro che sono in una situazione simile a questa, no? La tua, infatti ne ho parlato anche con clienti che mi vengono a trovare. Io ho la soluzione al problema, se mi volete
chi è interessato, anche te Gio, se vuoi te la posso prospettare e poi ne parliamo magari in settimana. E, quando ero andata sul tuo sito su appunto piano B, piano C eccetera, ho provato a contattare e mi parlava che era a pagamento, è vero questa cosa? Allora, la consulenza su Toro è gratuita, perché le domande sinceramente, grosso modo, poi ho fatto il report, il grosso del lavoro è fatto. La consulenza sul piano B e C non può essere gratuita, perché c'è da spenderci un sacco di tempo, no? Perché devo personalizzare tutte le interviste, ognuno in famiglia, ognuno ha una situazione diversa. Quindi io chiedevo, ma ha fatto bene a ricordarmelo, così almeno ricordo, che il prospetto del piano B e il piano C, cioè quel documento che io ho messo insieme per dare le informazioni generali, no? Sul programma quando venite, costerebbe 33 euro, ma anche in questo caso, per gli amici di Telegram che mi seguono su questo canale e sull'altro canale, naturalmente, Destinazione Tanzania, lo offro gratuitamente. Basta che me lo chiediate e io ve lo mando, tutte e due, gratis. Nel momento poi, però... Come si fa, scusa, a chiederlo? Come? Come si fa a chiederlo, questo che stai dicendo? Puoi scrivere, mandare un giorno, mi rispondi e te lo mando, oppure mi scrivete a mmguerrieri@iaco.com e io vi lo mando, va bene? Ci avete sia Telegram, potete utilizzare sia Telegram, poi ci avete anche WhatsApp, mi potete trovare anche su WhatsApp, ma il mio numero di WhatsApp è +1 516 712 8801. Mi potete mandare un text message, però io ve lo mando tramite o email o Telegram. E cosa volevo dire? Dopodiché, scusa che non l'ho capito bene il numero del WhatsApp. +1, che è il numero americano, no? +1 di New York, 516-712-8801. Va bene? Allora dicevo... Grazie. Consulenza, io per la consulenza chiedo 66 euro. Oh, la consulenza prende un sacco di tempo perché sono tutte le sono tutte le discussioni, no? Le telefonate che noi dobbiamo fare per organizzare tutto il viaggio, capisci? Poi c'è un altro minimo che io chiedo nel momento in cui arrivate qua. E io non chiedo delle piccole cifre, così a qualsiasi momento, se voi non siete sicuri, vi fermate e non avete speso, insomma, cifre come chiedono tanti consulenti, per capirci. Allora, per il piano B e il piano C, il piano B sarebbe collegato all'acquisto dell'oro, perché è un lavoro faccio per piccoli, medi e grandi imprenditori, il piano B è per chi viene a cercare lavoro, quindi ho bisogno di un minimo di garanzie. Il piano C è per pensionati e volontari, non è subordinata a nessun acquisto dell'oro, ma naturalmente se lo fate è meglio, perché tanto, come abbiamo visto, la situazione è quella che è, quindi non è che cambia, che cambi granché. Gio, se vuoi ci possiamo sentire in settimana anche per questo discorso qui. Ok, grazie. Prego, prego. Allora Walter, ti cercavo prima perché credo proprio Joe mi aveva chiesto se c'era la possibilità di andare in Germania a ritirare l'oro fisico presso l'azienda. È possibile farlo? Ci puoi dire qualcosa? Sì, scusate, ero in zona dove non avevo ricezione prima. Allora. Sì, sicuramente si può fare. Basta prendere la consegna normale che si ordina online, quindi il cliente prenota i lingotti che vuole e anziché indicare una spedizione indica il fatto che andrà personalmente a ritirarli. Quindi l'unica cosa da fare è concordare l'appuntamento dove può presentarsi a Holzkirchen, sede di Aovesta, che è 25 km a sud di Monaco di Baviera, e niente, li si ritira. Lì viene dato tutto alla... Ma se uno vuole farlo da una settimana all'altra lo può fare tranquillamente. Beh, circa 7 giorni, via. Sì, allora sì. Ci ho azzeccato, dai. E viene applicata una commissione sul prelievo in fisico?
Assolutamente no. No, no, è la grammatura. La grammatura che è presente sul deposito la si può convertire. C'è da dire una cosa, perché commissioni non ce ne sono, ma se uno ha 500 grammi e chiede un lingotto da 500 grammi o 5 lingotti da 100, con 5 lingotti da 100 non c'è assolutamente nessuna spesa di conio. Se chiede 500 lingottini da un grammo, ovviamente c'è una spesa di conio che va aggiunta, ma altrimenti assolutamente nessun altro tipo di costo. Ecco, approfitto per dire che una delle cose che mi piace di questa azienda è che a parte il deposito e a parte ovviamente il guadagno che loro fanno all'inizio, poi è tutto gratis. Io lo spiego poi nell'integrazione del PDF. Ma il servizio di qualità, no? Quello che insomma nel nostro piccolo cerchiamo di fornire anche noi, costa. Cioè le altre aziende, quando comprate nelle altre aziende, tante volte chiamate un centralino, oggi parlate con un operatore, domani parlate con un altro operatore, non lo vedete mai in faccia, non sapete niente, magari parla poco l'italiano. Cioè dovete diciamo valutare, considerare che in questo caso insomma mantenete un certo rapporto umano, che è anche una cosa molto importante, perché invece purtroppo andiamo verso la digitalizzazione, no? Io ve lo dico che vengo da New York, tante volte se faccio il conto del tempo che ho parlato aspettando, chiamando aziende, cercando di parlando con centralini, poi chiami un centralino, poi stai in attesa magari insomma 10 minuti e poi ti cade la linea, devi richiamare, insomma siamo un mondo quasi completamente impazzito sotto questo punto di vista. Almeno nel nostro caso c'è un problema, ci chiamate e in un tempo ragionevole di 24 ore si risolve subito tutto. Cioè dovete anche considerare questo aspetto qui nella scelta, che è molto importante secondo me. Ci sono altre domande? Se no oggi chiuderei qua. Se non ci sono altre domande, naturalmente... Ah, Fabrizio, buongiorno, come stai? Non ci siamo più sentiti. Farei vediamo un po', ho detto praticamente, ecco Fabrizio, eccolo qua, Fabrizio prego, hai messo una foto? Ma buongiorno a te Massimo, buongiorno, seguo la trasmissione con piacere. Prego Fabrizio, sei un omonimo di un altro Fabrizio, come stai? Sento più Fabrizio. Fabrizio, ci sei? Sì, sì. Ma sei te, no? Sì, sì, sto seguendo. Ecco, benissimo. Okay. Va bene, allora vediamo un po'. Se non avete altre domande, io chiuderei qui oggi. Abbiamo fatto abbastanza, dandovi naturalmente appuntamento alla prossima settimana. E ricordandovi che la consulenza sull'oro è gratuita. Vi leggo per concludere, che chi mi conosce lo sa, no? Che io in genere, avendo scritto il libro, c'ho un sacco di frasi importanti che ogni tanto leggo, no? Allora, tenete presente che per l'elite l'oro ha anche un valore spirituale. Aggiungerò un paragrafetto sotto questo punto di vista nel report, che non ce l'ho ancora fatta a farlo, però è molto importante. Per loro è più importante il valore spirituale dell'oro che il valore economico, tenete presente questa cosa qui. E un famosissimo scrittore americano, naturalmente sconosciuto in Italia, che le cose importanti noi non le sappiamo quasi mai, parlando dei simboli, no? Era uno che si occupava di simbologia, di letteratura, insomma di tante cose anche diciamo legate alle massonerie in genere, ha detto: quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Io con questo faccio un saluto a tutti, ringrazio e ci sentiamo la settimana prossima. Buon fine settimana. Grazie, buon fine settimana. Ciao Walter, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao, saluti. Grazie, ciao a tutti.